categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Pharma Soluzioni Packaging. Andiamo a leggere la motivazione come sempre. Per essere un leader da oltre 100 anni nel mercato europeo, per offrire soluzioni di packaging di elevata qualità, per confermarsi ancora una volta un'eccellenza italiana in grado di affermare la propria capacità innovativa nel panorama internazionale farmaceutico. E andiamo a vedere chi è il vincitore. The winner is Eurpack. Saluto subito in collegamento Giulio Corteggiani, direttore tecnico. Giulio, bentrovato, complimenti. Grazie altrettanto a voi. Un commento a caldo, insomma, è quello che chiedo subito a tutti voi. Siamo assolutamente soddisfattissimi di questo premio perché naturalmente è la riconferma per la terza volta che siamo all'avanguardia nella ricerca e nello sviluppo, quindi sono assolutamente contento di questo, insomma. Beh, insomma, si dice, esatto, si dice che non ci sia il 2 senza il 3 e quindi insomma abbiamo confermato anche in questo caso il tutto. Ovviamente mi rifaccio un po' a quello che abbiamo letto nella motivazione, leader da oltre 100 anni nel mercato europeo e poi anche c'è stata la capacità in tutto questo tempo di affermarsi nel panorama internazionale farmaceutico, ancor più importante e interessante in questo momento storico. Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto della ricerca e dello sviluppo sempre il nostro maggior punto di forza e questo ci ha premiato nel corso degli anni. È una realtà nata nel 1912 che è cresciuta sempre di più e a oggi sicuramente siamo un nome importante nel panorama europeo. Negli ultimi anni abbiamo spinto veramente tantissimo con un team giovane e io che sono di fatto il responsabile del reparto di ricerca e sviluppo e del centro dello sviluppo del packaging, chiaramente sono stato coinvolto tantissimo in queste operazioni e voglio dire, noi abbiamo vinto tante sfide come italiani con la capacità di piccoli team di sviluppo all'avanguardia laddove magari in realtà anche molto più grandi della nostra non sono riusciti a essere così flessibili, diciamo. Giulio, come guardare al futuro in questo momento? Beh, sicuramente con ottimismo perché nonostante il periodo di grande difficoltà che l'Europa sta attraversando, noi devo dire che siamo riusciti sia con l'alta tecnologia ma anche con la grande voglia e la volontà dei nostri operatori a continuare il nostro processo di sviluppo e quindi continuare ad aiutare le aziende nel realizzare packaging anche molto complessi, nonostante siamo costretti per la maggior parte a lavorare a distanza. E quindi diciamo che stiamo tenendo, come dire, stiamo resistendo in maniera forte a un momento che sicuramente dividerebbe molti. E quindi io sono convinto che noi ne usciremo anche più forti di prima e devo dire che sicuramente l'approccio tecnologico che abbiamo ci sta aiutando anche in questo momento di grande difficoltà. Insomma, in questo caso le barriere non fermano, è il caso di dirlo e quindi io mi complimento per questo triplete a questo punto. Grazie a Giulio Corteggiani, direttore tecnico di Eurpack, naturalmente anche a tutto il team e complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie.